Carissimi amici e amiche, bentornati in diretta con una nuova puntata di Don Leonardo risponde. Vedo già diverse domande, cominciamo subito senza troppi preamboli a cominciare a rispondere. Allora, Roberto Bra 16 scrive: buonasera Don Leonardo, vorrei sapere se il celibato sacerdotale è una disciplina ecclesiastica oppure di diritto divino. Il celibato ecclesiastico, come è noto, insomma, come più o meno si sa, è una legge ecclesiastica, perché se non fosse di diritto ecclesiastico, cioè se una persona per diventare prete dovesse necessariamente essere celibe, San Pietro non sarebbe diventato né prete né papa, perché sappiamo con certezza dei Vangeli che era sposato, e così altri membri del gruppo apostolico, così come sacerdoti, per esempio, anche cattolici che sono di rito orientale, e adesso non mi ricordo in quale regione d'Europa, credo in Romania, adesso non mi ricordo dove ci sono sacerdoti appunto cattolici di rito orientale, c'è clero oxorato, non sarebbero preti, ma preti ci sono. Quello che non è conosciuto nella Chiesa latina, in nessun caso, in nessun modo, è l'episcopato uxorato, cioè anche nei riti in cui è consentito il sacerdozio uxorato, se si è sposati non si diventa vescovi. Poi io non sono un esperto di questa materia, ma credo che si possa diventare preti se sposati, ma non ci si possa sposare dopo che si è diventati preti, anche nelle diciamo così, discipline in cui questa cosa è consentita. Ciò detto, come è stato affermato da diversi papi, da Paolo VI in poi, che hanno parlato di questa materia, pur essendo di per sé il celibato ecclesiastico una legge di diritto umano, quindi di diritto appunto ecclesiale, quindi non è attinente alla validità dell'ordinazione sacerdotale, quindi che potrebbe essere validamente conferita anche a una persona che fosse vivente nel sacramento del matrimonio. Ci sono comunque alcune cose da affermare. Primo, che per esempio Gesù certamente ha aggregato San Pietro nel corpo dei dodici, ma da quel momento in poi lo ha fatto vivere nella continenza, quindi e non, non ha continuato a vivere come marito, come se la moglie, insomma, non fosse successo nulla. Primo. Secondo, il celibato va tutelato e va assolutamente promosso e difeso in quanto espressione di una scelta che Gesù ha fatto per se stesso, che poi ha chiesto agli apostoli anche che erano sposati, ed è assolutamente adatto a testimoniare sia la dedizione totale che l'apostolo dà alla causa del Vangelo, sia anche però la sua ferma unione, totale unione con Dio sommamente amato, che si realizza certamente in maniera ordinariamente più perfetta attraverso il celibato o la verginità. Quindi questo è quanto è necessario, insomma, dire per quanto riguarda la disciplina di questo istituto. Fra Franci scrive: buonasera padre, devo chiederle se l'altra volta la mia domanda sembrava un'affermazione, uno slogan, ma ho dimenticato di mettere il punto interrogativo. Vabbè, lei comunque è stato chiarissimo. Ok, va bene. Rosario Scapolatiello scrive: Ave Maria, Don Leonardo, esistono preghiere che se recitate ne trae beneficio anche il territorio circostante. O preghiere che recitatamente possano portare beneficio ad anime spiritualmente moribonde. Non è molto chiaro che cosa si intende con il territorio circostante, nel senso che le preghiere cristiane non sono mai preghiere assolutamente private. Questo si capisce semplicemente soltanto riflettendo sul Padre nostro e l'Ave Maria. Io non dico: Padre mio che sei nei cieli, dammi il mio pane quotidiano, rimetti i miei debiti, non mi indurre in tentazione, liberami dal male, ma prego sempre al plurale, nel senso che la preghiera non è mai una cosa assolutamente privata e personale, ma avendoci appunto Gesù insegnato a pregare al plurale, è evidente che non è soltanto l'orante che trae beneficio dalla preghiera, ma tutto il genere umano, d'accordo? Specialmente quando prega un cristiano, insomma, un figlio di Dio che
in forza del battesimo ha il sacerdozio comune, quindi evidentemente, e spero che il territorio, insomma, non si non, non Rosario Scapolatiello non intenda il territorio nel senso della superficie, insomma, perché non è che c'ha molto senso pregare, per carità, insomma, per le strade e per le contrade, no? Quindi, ma evidentemente per le persone che ci abitano sui territori. Per quanto riguarda le preghiere per i moribondi, a mente o non a mente, la preghiera. Recitarla a mente o non a mente non influisce sulla preghiera, ma influisce sull'eventuale possibilità di trarre indulgenze dalla preghiera, perché per trarre un'indulgenza da una preghiera ordinariamente è necessario che la preghiera sia pronunciata, labializzata, quindi non semplicemente mentalmente formulata. Le preghiere per i moribondi sono oltre a quelle, insomma, conosciute dal rituale dell'unzione degli infermi, dove nell'ordo commendazioni sanime ci sono una serie di preghiere, molte delle quali riservate al sacerdote, che si dicono in prossimità della propinquarsi della morte. Ci sono una serie di giaculatorie, che quelle possono essere usate da qualunque fedele, che si usano appunto e si possono leggere sul rituale. Basta che si va su internet e si cerca raccomandazione dell'anima dei moribondi, e si vedranno, insomma, nell'introduzione alle preghiere di raccomandazione dell'anima quali sono le giaculatorie che si possono usare. Questo secondo, quindi, il rituale della Chiesa. Quelle sono ad uso anche evidentemente dei fratelli laici, anche se in sede di raccomandazione dell'anima formulata da un sacerdote è evidente che siano introdotte da lui. Poi, insomma, ci sono delle devozioni, per esempio Santa Faustina Kowalska, quando Gesù gli insegnò la coroncina alla Divina Misericordia, specificò che questa era particolarmente efficace e raccomandabile per le anime degli agonizzanti, insomma. Poi c'è il Rosario e tante altre preghiere, insomma, già conosciute dalla tradizione della Chiesa. Scorro un pochino, un istante che. Agostino Checchinato, Don Leonardo, buonasera. Ultimamente il Santo Padre ha dichiarato che la Santa Vergine non è corredentrice a caratteri cubitali. Lei cosa pensa in merito? Grazie al Santo Lavoro. Io penso in merito che anzitutto non si deve parlare in termini di questo genere del Santo Padre, d'accordo? Non è corredentrice, come se. Allora, come ho già spiegato in alcuni interventi recenti, la corredenzione non è, allo stato attuale, una verità di fede rivelata, per cui si è tranquillamente liberi. Sono già tantissimi papi, anche San Giovanni Paolo II non ha fatto il dogma della corredentrice, nonostante che c'è un'apparizione mariana ad Amsterdam dove la Madonna ha chiesto questa cosa. E alcuni cardinali chiesero questa cosa anche a Benedetto XVI, che quattro ce ne furono, insomma, non molti lo sanno, e Benedetto XVI non ha dato seguito a questa richiesta. Quindi, e mettere tutte quante le croci addosso a Papa Francesco, insomma, e trarre da ogni occasione, insomma, motivo per alimentare polemiche interminabili, è cosa che io non approvo. Dovrebbe essere abbastanza chiaro ai miei amici e followers che io non approvo questa modalità di agire, non la sottoscrivo, non mi ci schiererò mai in nessun caso e per nessun motivo. Per cui chi fosse sintonizzato su altre frequenze o altre lunghezze d'onda, si accomodi pure, ma queste non sono le mie. E il Santo Padre non ha fatto nessuna dichiarazione, d'accordo? Il Santo Padre ha detto in un intervento di, come dire, questo bisognerebbe parlare con i canonisti, insomma, se un'omelia è un intervento, insomma, di magistero papale, ma non credo, insomma, che si possa. Ha detto che non intende dare seguito a un'altra richiesta che è arrivata, come già arrivata sotto altro pontificato di Benedetto, di procedere con la considerazione di pensare di portare la Chiesa ad una formulazione di un dogma di questo genere. Quello che io penso su questa materia non è che lo dico adesso. È noto, ci ho fatto catechesi su catechesi su catechesi. Io personalmente sono incline a credere a questa cosa, d'accordo? E personalmente
Auspico che questa cosa, nei tempi e nei modi di nostro Signore, che il nostro Signore ha pensato, possa essere dichiarata dalla Chiesa. Come tante volte ho spiegato, se uno fino al 7 dicembre del 1854 diceva, anche se fosse stato il sommo pontefice, io non sono sicuro che l'Immacolata sia stata concepita senza peccato originale, non avrebbe detto niente di cui stracciarsi le vesti. D'accordo. Se lo diceva il 9 dicembre del 1854, le vesti bisogna stracciarsele perché sarebbe caduto in eresia formale. Questo non significa che la Madonna fino al 7 dicembre del 1854 non era immacolata e lo è diventata dopo, perché lo è stata sempre. Quindi se la Madonna è corredentrice dell'umanità, tale è sempre stata e l'ha già fatto tutto quello che doveva fare, come tale è già riconosciuta in chiesa, in cielo. Ecco, una dichiarazione di questo genere però evidentemente vincolerebbe la fede dei membri del popolo di Dio che sono ancora in terra, ma questo accadrà soltanto dopo che ci sia una formulazione papale o conciliare, perché non ha detto che debba farlo un pontefice, potrebbe farlo anche un concilio che affermasse questa cosa, ma prima di quella cosa tutti, dall'ultimo dei battezzati fino al Romano Pontefice, hanno libertà di esprimersi come meglio. È evidente che di ogni libertà di esprimersi nostro Signore, poi, a cui tutti quanti dobbiamo rendere conto, valuterà in base alla nostra coscienza, alle nostre conoscenze, perché siamo orientati in un certo modo, così così, ma non si può certamente parlare di un qualche cosa che mini assolutamente allo stato attuale quella che è la fede divina e cattolica, perché allo stato attuale la dichiarazione di Maria come corredentrice dell'umanità non fa parte del patrimonio dottrinale vincolante della Chiesa. Chiaro questo qui? D'accordo. Quindi, ecco, ribadisco in ogni caso che a me non piace, ecco, non condivido, non l'ho fatto e non lo farò, ecco, questa forma, diciamo così, ecco, a tratti insomma polemico-persecutoria, sia nei confronti del sommo pontefice che nei confronti anche di altri membri, insomma, ecco, io non amo questo modo di procedere, non lo ritengo una cosa né buona né gradita al Signore. Ripeto, se qualcuno la pensi diversamente, non ho mai fatto il censore di nessuno, abbiamo la libertà dei figli di Dio, ma è una modalità, uno stile, un approccio che non mi appartiene e che non intendo assecondare o fare mio. Fra Franci scrive: padre, mi consiglia la lettura di un libro di una santa che amava la solitudine e il silenzio. Ma queste letture, cioè, questa è una domanda assolutamente generica, perché di sante che amavano la solitudine e il silenzio ce ne sono quante ne vuole. E le letture dei libri non si danno, diciamo così, in generale, perché non tutto è adatto a tutti. Quindi questa domanda occorre rivolgerla fra Franci a un sacerdote che la conosca, o al suo confessore o alla sua guida spirituale, che quindi sappia qualcosa della sua anima e quindi verso quale tipo di lettura adatta a lei indirizzarla, insomma, perché una santa che amava la solitudine e il silenzio è Santa Teresa d'Avila, che ha scritto delle opere insomma abbastanza impegnative, ma non è detto che per la sua situazione, per il suo stato di vita, per la sua età, per la sua condizione spirituale sia opportuno che le si legga il Castello Interiore, magari sarebbe più adatto a un altro tipo di lettura, no? Ecco, quindi in questa sede non si possono evidentemente affrontare problematiche a titolo privato e personale. Chiara Leonilde scrive: buonasera Don Leonardo, conosce le presunte apparizioni della Madonna a Pedro Regis di Anguera? Qualcosa la conosco certamente, perché io ho approfondito varie forme di apparizioni mariane, e si devono definire allo stato attuale le presunte apparizioni della Madonna a Pedro Regis di Anguera, perché come in altre apparizioni in corso della Beata è sempre Vergine Maria, fino a quando non c'è un pronunciamento della Chiesa, bisogna doverosamente dire, premettere al termine apparizioni presunte, quindi presunte fino a prova contraria, e poi è compito delle autorità della Chiesa fare discernimento e decidere se pronunciarsi o meno, quindi riconoscere o no un'apparizione, oppure lasciarla semplicemente come
cosa che rimanga alla devozione, diciamo così, privata e personale, e quindi come tale oggetto di fede umana dei fedeli. Zerofolle 63 scrive: buonasera, don carissimo Leonardo, quando è stato creato il purgatorio? Ogni tanto quando mi fanno queste domande mi viene da rispondere, ecco, bisogna prendere il telefonino, se uno ci avesse il numero, e far chiedere queste cose alla Santissima Trinità, insomma, no? Questa è una domanda che il purgatorio è un... Certamente quello che si può dire è che fino a quando Gesù non ha compiuto la redenzione, in paradiso non c'è entrato nessuno, quindi sappiamo che il limbo dei bambini, per tornare all'argomento precedente, insomma, simile alla corredenzione, non è un dogma di fede, ma è materia libera per quanto riguarda il crederci o non crederci. Ma il cosiddetto limbo dei santi padri, o Sheol, come veniva chiamato, non è materia libera, nel senso che prima che Gesù compisse la redenzione, tutti quanti i giusti e i santi morti nell'Antico Testamento, compreso San Giuseppe, compreso San Giovanni Battista, compreso Abramo, compreso Mosè, non avevano avuto accesso alla visione beatifica. Per cui, per quanto santi fossero e quindi non bisognosi di purificazione, avevano questo sbarramento costituito dal limbo dei santi padri. Dovevano purificarsi anche loro, quindi oltre che al limbo si può pensare prima che Gesù compisse la redenzione a un purgatorio oppure no? Sicuramente il purgatorio esiste, d'accordo, questa è una verità di fede, rivelata, e in purgatorio passa chi muore in stato di grazia di Dio, e quindi pentito dei peccati gravi che ha commesso, preferibilmente se confessati, o con sulla coscienza soltanto alcuni peccati veniali, di cui non abbia sufficientemente soddisfatto al debito della pena di cui si sia sufficientemente purificato. Oltre questo, non è importante sapere quando, cioè se c'è la data di creazione, insomma, del purgatorio, questo sicuramente probabilmente ci sarà. Ma bisogna chiedere alla Santissima Trinità, insomma, di dare informazioni in merito. Non credo che le dia, perché Dio non ci dà generalmente informazioni su cose che non sono strettamente necessarie alla salvezza, perché Dio, a differenza di noi, qui dobbiamo, ci metto io per primo, tutti quanti imparare, parla dicendo le cose che sono necessarie o utili. Quindi quelle che non sono necessarie o utili, che generalmente, insomma, possono in qualche modo soddisfare qualche nostra curiosità, non dico mai, ma è molto reticente a soddisfarle, insomma, perché è un suo modo a mio avviso, insomma, molto, molto consono. Certamente non sono io che devo dare il beneplacito a quello che Dio fa, ma è certamente un suo modo di procedere, di agire, modo a cui noi certamente dobbiamo fare riferimento e che dobbiamo ricordare anche per, come dire, porre le giuste domande al giusto momento, no? Iantorno Ernesto scrive: Don Leonardo, buonasera, recitare il Santo Rosario davanti al tabernacolo con profonda meditazione si riescono a vedere le anime del purgatorio. L'ho sentito un sacerdote su YouTube, è vero? Grazie. Che io non so rispondere a questa domanda, io non ho mai visto nessun'anima del purgatorio, insomma, davanti al tabernacolo, pur avendo, insomma, dei momenti di preghiera abbastanza, spero e credo, intensi. Quindi questa è un'altra domanda a cui non so rispondere. Non credo che sia una cosa così importante. Non so chi sia quel sacerdote. Se un mio confratello ha detto cose di questo genere, avrà le sue buone ragioni per dirle. Bisogna trovare il modo di entrare in contatto con lui e chiedere eventuali chiarimenti. Teresa Bianchi 04: stavo leggendo il Vangelo di San Marco al capitolo quando i demoni riconoscono Gesù il figlio di Dio. Gesù li rimprovera e li intima di tacere. Perché? Per due motivi: perché i diavoli devono essere messi sempre a tacere, d'accordo? Perché il diavolo meno parla e meglio è. Perché il diavolo quando parla o mente, oppure se dice la verità non lo dice allo scopo di promuovere la verità, ma lo dice sempre a qualche scopo che noi mortali chiamiamo tendenzioso. Cioè non è una verità volta ad edificare, ma è una verità volta ad essere strumentalizzata per farne un uso cattivo o distorto. A questo bisogna fare estrema attenzione, perché questa è una cosa molto molto frequente che succede.
E quando il diavolo dice qualche verità, state tranquilli che lo fa sempre e solo a questo fine. Quindi con i diavoli non si deve parlare. Se uno legge, evidentemente si può leggere senza formularlo, il rituale dell'esorcismo, specialmente quello antico, e in particolare i prenotanda, c'è una raccomandazione che impone all'esorcista di non parlare con i demoni, di non fare loro domande se non ciò che è strettamente attinente alla liberazione del posseduto. Perché ai diavoli non bisogna dargli la soddisfazione e l'importanza di farli parlare e di ascoltare quello che dicono. Punto primo. E quindi Gesù su questo ha dato una norma per tutti. Al diavolo bisogna dirgli stai zitto e vattene, sia quando fa lo sgradasso, insomma, nelle forme straordinarie come le possessioni, e soprattutto dobbiamo imparare a dirgli taci quando viene a molestarci con le sue stupidaggini e con le tentazioni che ci presenta, tra cui, ripeto, l'uso distorto di eventuali verità. E si prega, prego vivamente me stesso e chi sta ascoltando in diretta o in differita di fare, di pensare molto bene a questa frase. Uso distorto anche della verità. D'accordo? Faccio un esempio sciocco, no? Se io so, vedo che una persona ha fatto una cosa brutta, ha sbagliato e io uso questa conoscenza per andare a prendere questa persona, a riempirla di parolacce o aggredirla o per sparargli dietro, dice, ma quella cosa che ha fatto, questo l'ha fatto, dico, okay. Che l'abbia fatto non significa che tu sia autorizzato a utilizzare questa conoscenza che hai per riempirlo di insulti o per andarla a diffamare in giro. Questo è un esempio, insomma, grossolano. E, tra l'altro, poi nel Vangelo di Marco il silenzio, cioè ogni volta che viene, diciamo così, svelata l'identità di Gesù, Gesù non vuole che questo si faccia. Questo, diciamo, che è una caratteristica teologica del Vangelo di San Marco, il cosiddetto segreto messianico, dentro cui vanno anche compresi, anche dentro questo orizzonte, i silenzi che Gesù impone ai demoni quando cominciano a prospettare, ecco, l'ipotesi che sia il figlio di Dio. Evidentemente parlare del segreto messianico in questa sede è impossibile. Se vuole approfondire, 2 anni fa io qui in parrocchia ho fatto un ciclo di catechesi bibliche sul Vangelo di San Marco, e lo trovo sul mio canale YouTube e anche sui podcast, su tutte quante le fonti in cui ci sono, e può tranquillamente approfondire, perché ne ho parlato, evidentemente parlando del Vangelo di Marco, di questo tema. Sara Cardone scrive: buonasera Don Leonardo, che volevo chiedere se può dare qualche consiglio su come accostarsi agli scritti di Luisa Piccarreta. Grazie. Gli scritti di Luisa Piccarreta bisogna accostarsi semplicemente prendendoli e leggendoli, d'accordo? Non c'è niente di particolare, insomma, sugli scritti di Luisa Piccarreta. Gli scritti di Luisa Piccarreta sono scritti di una attualmente serva di Dio, mistica, d'accordo, che riporta quello che asserisce essere stato il suo particolare rapporto con Gesù e delle cose particolari che Gesù le abbia detto, insomma. È chiaro che poi gli scritti di Luisa hanno dei punti abbastanza ostici, ma per questo, insomma, molte delle persone che mi seguono, insomma, sanno bene che io sto cercando di approfondire questo tema. Quindi, se uno vuole, come dire, avere delle guide che possano, io ho fatto, credo, almeno 3 cicli di catechesi, il dono della Divina Volontà, Adamo e la vita nella Divina Volontà, ed è tuttora in corso fondersi nella Divina Volontà. Più ci saranno almeno 500 forse meditazioni in giro, perché ho cominciato a meditare, come dire, mettendo a disposizione le meditazioni fatte ad alta voce dei libri di cielo. Dal primo volume siamo già al 14°, quindi insomma adesso ho perso il conto, ma sono molti i podcast che sono in giro. Quindi, detto questo quanto riguarda me, ma sulla Divina Volontà ci sono, faccio tranquillamente nomi e cognomi dei grandi esperti. Il primo è Padre Pablo Martin, che credo, senza voler offendere insomma nessuno, che sia certamente tra i più esperti su questa materia. C'è Fra Pio Maria Cianci, che è certamente fondatore anche della comunità Totus Tus, Fiat Totus Tus, che conosce molto bene la Divina Volontà e ne parla molto molto bene
adeguatamente. C'è Don Pierpaolo Maria Cilla, insomma, che è molto esperto sulla Divina Volontà, credo che stia cominciando a lavorare abbastanza bene. Non ho avuto modo purtroppo di approfondire molte catechesi, ma so che Don Massimo Pelliconi anche sta parlando molto della Divina Volontà. C'è, come si chiama, Padre Gheri, non so quante, di scritto ci sono diverse cose, insomma, non so quanto Padre Gheri abbia diffuso anche il materiale multimediale in giro, insomma, ci sono diversi sacerdoti, ce ne sono sicuramente molti altri, tutti quanti i sacerdoti che sono a Corato, c'è Don Sergio, Don Urs, quello che era il viceparroco di Don Sergio, tra l'altro, ecco, un mio amico, adesso mi sfugge il nome, mi si dovrà assolutamente perdonare. Ci sono tante fonti a cui uno può attingere se vuole approfondire un pochino meglio questo tipo di discorso, insomma, perché sulla Divina Volontà, grazie a Dio, negli ultimi tempi, anche attraverso la competenza di alcuni sacerdoti, si sta cominciando a parlare. Io, quando partecipai a un ritiro un paio d'annetti fa, insomma, sulla Divina Volontà, vidi che diversi sacerdoti, insomma, partecipavano in maniera abbastanza interessata, ecco, diciamo così. E questo certamente è una cosa buona, perché alcuni passaggi degli scritti richiedono alcune competenze, insomma, che se si hanno è meglio per comprendere meglio alcune cose. Certamente l'opera dei sacerdoti su questo può aiutare. Linda Trecca scrive: Don Leonardo, se si dimentica di confessare un peccato in confessione e poi ci si accosta alla comunione, si commette un ulteriore peccato. No, i peccati dimenticati, realmente dimenticati, sono coperti dalla confessione, purché si tratti di peccati realmente dimenticati, cioè nel senso che noi dobbiamo capire che il nostro Signore sa tutto di noi stessi. Quindi dinanzi al nostro Signore non possiamo né fare i furbi né pretendere di ingannarlo. Quindi Lui vede il nostro cuore e la nostra coscienza. Quindi se io mi sono andato a confessare e finita la confessione, non mi ricordo in quel momento niente altro, Dio lo sa che non mi ricordo niente altro. Il sacerdote mi dà la assoluzione, dopodiché passano 10 minuti, dico: mamma mia, sto peccato non l'ho detto. Sia che sia lieve, sia che sia grave, in ogni caso la confessione è valida, perché se io in quel momento non lo ricordavo, e non l'ho detto perché non lo ricordavo, io non ho nessuna responsabilità di quello che ho fatto. Tuttavia, se si trattasse di un peccato grave, come la Chiesa insegna fin dai tempi del Concilio di Trento, alla prossima confessione sono obbligato a dirlo in confessionale, perché nel sacramento della confessione si devono dire tutti quanti i peccati gravi, questo è obbligatorio, confessare tutti quanti i peccati gravi di cui si abbia memoria commessi, compresi quelli del passato che non si siano mai confessati o per dimenticanza o peggio, questo è molto molto più grave, per paura o per vergogna. Ecco, nel caso non si fossero confessati per paura o per vergogna, c'è serio motivo di sospettare che in grazia di Dio non ci si stia, perché se si omette la confessione di un peccato, queste, insomma, però sono cose che ho detto tanti anni, per tanti anni, insomma, nelle catechesi più antiche, quindi e se si omette di confessare un peccato per paura o per vergogna, la confessione, oltre che essere invalida, è anche sacrilega, e quindi l'assoluzione non arriva qualora ci si confessi in questo modo. Vincenzo Corrupato scrive: Padre, ho sentito da alcuni sacerdoti che il purgatorio è venuto ad esistere quando Gesù è morto il venerdì santo del 33 d.C. È vero, dico, questa è la stessa domanda di prima. Io non ho mai sentito una cosa di questo genere e non la ritengo, insomma, una, ripeto, una cosa così importante pro e bonu salutis animarum, dico in latino, no? Quindi per il bene della salvezza delle anime. Insomma, se un profeta o un santo, o un uomo giusto dell'Antico Testamento avesse avuto bisogno di purificazione, oltre che di sostare nel limbo, io non ci vedrei, insomma, nessun tipo di, mi sembra, insomma, sulla base delle mie moderate
come dire, piccole cognizioni, non ci vedrei nessuno scandalo, insomma, quindi legare necessariamente questa cosa al Venerdì Santo del 33 d.C., a parte il fatto che poi il 33 d.C. è data che, come tutti quanti sanno, è tutta da dimostrare, insomma, perché dobbiamo ricordare che Erode il Grande è morto nel 4, se non ricordo male, avanti Cristo. Erode il Grande, che è quello che ha ordinato la strage degli innocenti, nel senso che nella datazione del calendario romano ci furono degli errori di qualche anno compiuti se non mi ricordo male, era Dionigi il Piccolo che ha commesso questi errori. Quindi Gesù non è nato realmente nell'anno zero. Ecco, ma dovrebbe essere nato sicuramente prima del 4 avanti Cristo, forse il 5, forse il 6. Avendo cominciato il ministero pubblico a 30 anni circa, come dice San Luca, ed essendo poi la sua passione alla sua morte avvenuta dopo circa 3 anni dal ministero, però se fosse nato nel 5 avanti Cristo, capiamo che meno 5 più 30 fa 25, più 3 fa 28, quindi non farebbe 33. Quindi, cioè. Però tutte quante queste cose, io personalmente, sarà un mio limite strutturale, faccio fatica a, come dire, comprendere, a che pro, a che giova, insomma, come dire, fossilizzarsi su questi dettagli, che potrebbero anche essere, cioè, perché per carità, conoscere, insomma, una cosa come è andata nella sua verità, insomma, non c'è mai niente di male, ma non lo ritengo allo stato attuale. Così importante, l'importante è che si creda fermamente nell'esistenza del purgatorio, perché il purgatorio non è una optional, d'accordo, come pensano, insomma, alcuni orientali o alcuni, ecco, fratelli separati, ma è una verità di fede rivelata da Dio, quindi fa parte del patrimonio dogmatico non discutibile e del deposito della fede della Santa Romana Chiesa Cattolica. Ecco, per cui su quello, ecco, non bisogna transigere, ecco, poi su dettagli di questo genere è possibile anche farlo. Actarus Goldrick dice: buonasera padre, ma il demonio, essendo intelligente, non sa che la sua è una battaglia persa contro Dio? Certamente che lo sa, ma la combatte perché cioè, lui perderà la guerra, d'accordo? Quindi la battaglia è intesa come guerra, no? Lo sappiamo che anche quando si fanno le guerre umane, un conto è vincere la guerra, un conto è vincere qualche battaglia. Siccome lui qualche piccola battaglia, dobbiamo pensare che la vinca, perché se si porta un'anima all'inferno, se riesce a portarsi un'anima all'inferno, e purtroppo non se ne porta solo una, quindi qualche cosa, insomma, riesce a combinarla. Quindi lui lo sa che non potrà prevalere, per esempio, contro la Chiesa o contro gli eletti, o certamente non potrà mai vincere la guerra contro Dio, però la combatte comunque, perché comunque spera di causare qualche danno, di fare qualche brutta cosa, di dare un po' di dolore a Dio e ai suoi amatissimi figli, e quindi la combatte. Anche perché purtroppo, essendo la sua volontà radicalmente malvagia e irreversibilmente malvagia, non può fare altro. Quindi capisce che è una battaglia persa, ma non c'è nient'altro da fare. È una condizione molto molto drammatica, ecco, molto molto misera quella degli angeli ribelli. Se si potesse farlo, insomma, sarebbe quasi da compatire. Non c'è niente, insomma, da capire perché è tutta colpa loro, da compatire perché è tutta colpa loro, insomma. Quindi loro stanno in una situazione di confermazione della volontà nel male, quindi non possono fare altro. Nella coscienza che tutto quanto il male che faranno non gioverà a vincere, come desidererebbero, la guerra contro Dio, se non qualche, ahimè, battaglia che riescono a vincere soltanto perché il campo di combattimento è la libertà umana, e se riescono a portare, inducendola senza forzarla, una volontà dalla parte loro, in quella anima, purtroppo qualche battaglia, così può dire. Diciamo così, che la vincono. Dragostino dice:
Come si considera, cosa si considerava morale ai tempi degli apostoli? Non c'era la tradizione, il magistero, quindi norme chiare. All'inizio come fu? Non c'era, diciamo così, il magistero della Chiesa come si è venuto poi strutturando e formulando nel corso del tempo, insomma, perché la Chiesa, che ne pensi qualcuno, quando si pensa alla Chiesa, la Chiesa si chiama il corpo mistico di Cristo. Una delle tante immagini che ha. Ecco, ma il corpo mistico di Cristo, come tutti quanti gli altri corpi, umani, ovviamente il corpo mistico è un'immagine che si mutua dalla realtà umana, no? Il corpo mistico di cui Cristo è il capo, il corpo mistico che è la Chiesa è soggetto alle leggi di tutti quanti i corpi umani, d'accordo? Io adesso ho 48 anni, d'accordo? Ma è chiaro che nel grembo di mia madre ero un embrione e quando sono nato non parlavo, non avevo le competenze che ho adesso, non sapevo camminare, non sapevo fare nulla. Però, come ci dice oggi la scienza, non soltanto quando sono nato, ma già il mio zigote, quindi la prima cellula, aveva tutto il mio patrimonio genetico, cioè quello che sono io oggi è contenuto nello zigote, però chiaramente lo zigote non lo faceva vedere così come ce l'ho io oggi. Allora, anche qui, io ai tempi degli apostoli non ci stavo, quindi non so, cioè, non credo affatto, insomma, perché c'era tutta quanta la rivelazione dell'Antico e del Nuovo Testamento, che c'era già fin troppo, insomma, come dire, per regolare il bene e il male. San Paolo nelle sue lettere, specialmente nelle sezioni parenetiche, urca da tantissime indicazioni di tipo anche morale in senso stretto e anche abbastanza approfondito e abbastanza esplicito in più di qualche circostanza. Chiaro poi che la strutturazione del Depositum Fidei anche attraverso le pronunce magisteriali si è lentamente andata compiendosi e strutturandosi nel tempo, anche occasionata dalle eresie, già da quelle antiche, e poi sempre susseguentesi, che sono state occasioni per chiarire sempre più e sempre meglio nei dettagli ciò in cui la Chiesa crede e cosa bisogna fare per vivere perfettamente in comunione con Dio, insomma, no? Ecco. Quindi, questo perché la Chiesa è un organismo in crescita. Io quando ho insegnato per un pochino di tempo all'Istituto di Scienze Religiose qui a Latina, che facevo anche il corso di ecclesiologia, che la mia, cioè una domanda seria da fare a uno studente che capisce subito, è subito dirgli: ma è meglio la Chiesa di oggi o è meglio la Chiesa di San Pietro e San Paolo, dei tempi di San Pietro e San Paolo? Da come risponde a questa domanda si capisce già subito tutto. Perché è meglio la Chiesa di oggi? Ma come la Chiesa di oggi, con tutti i maresmi che ci stanno, con tutti gli scandali che ci stanno, i conti del Vaticano e tutti gli altri scandali che conosciamo? È vero. Ma da un punto di vista del suo patrimonio dogmatico-dottrinale, noi abbiamo adesso 21 concili celebrati, abbiamo 266 papi che si sono succeduti, molti di loro sono stati dei fari, delle luci. Questi tempi di San Pietro e di San Paolo, come dice giustamente chi ha posto questa domanda, ancora non c'era stato, d'accordo? E quindi questo costituisce un patrimonio e una crescita. Questo vale anche per noi. Io anche, adesso che ho 16 anni di ministero e che mi avvicino ai 50 anni, non mi sento uguale a come ero 10 anni fa. Nel senso che non è che sono diventato, che ho stravolto, cioè completamente i miei orizzonti. Ma è chiaro che uno mano a mano che cresce, cresce, si evolve, raffina, matura, d'accordo? Alcune convinzioni vanno sempre più plasmandosi, perfezionandosi, eccetera, eccetera. Forme, modalità, vanno cambiando mano a mano che uno cresce, perché rimanere sempre uguali non è sinonimo: ah, io non cambio mai, quindi io sarei un grande perché non cambio mai. Ma chi non cambia mai è il nostro Signore, è Domine Dio, perché non c'è niente da cambiare. Domine Dio non c'è niente da perfezionare,
Ma noi sì. Per cui speriamo che cambiamo, è in dubbio, d'accordo? Quindi, perché noi siamo in questo mondo in divenire. Si spera che cambiamo in meglio, non in peggio, capite? Ecco, quindi, come dice San Paolo, il nostro corpo esteriore si va disfacendo, ma quello interiore si rinnova di giorno in giorno, si spera, rinnovandosi sempre verso il meglio, cioè quindi passando dal bene al meglio, dal meglio ancora, dal meglio ancora all'ottimo, no? Riccardo Ghilardi dice: buonasera Don Aldo, ho letto molti commenti sull'apparizione di Garabandal, le chiedo se risponde al vero che il vescovo deve essere competente e territorialmente si era espresso sempre negativo. Allora, io purtroppo ho la memoria che non mi assiste un granché, perché io approfondii un pochino le apparizioni di Garabandal qualche anno fa, quando peraltro mi fu anche chiesto di fare un intervento in merito. So per certo che non sono ufficialmente riconosciute dalla Chiesa. Uno. Quindi non vanno annoverate le apparizioni riconosciute. Che ci fosse stato un pronunciamento non positivo da parte di un vescovo, non ne sono certo. Teniamo presente, tuttavia, d'accordo, che un pronunciamento non positivo da parte di un vescovo non chiude la questione, specialmente se è formulato, adesso qui non è la sede per approfondirlo, in una maniera, come dire, non condannatoria, cioè dice questo sicuramente la Madonna non c'è, ma c'è altro, ma interlocutoria. Quindi un conto è dire non constat de supernaturalitate, quindi allo stato attuale non mi sento di affermare la soprannaturalità, dice un vescovo in quanto organo competente ordinariamente a pronunciarsi su un fenomeno. Un conto è dire constat de non supernaturalitate, che è evidentemente un'affermazione più severa, cioè mi consta che non c'è niente di soprannaturale. Ecco, quindi, ma anche quest'ultima formulazione non è detto, che assurga a caratteri definitivi, invece. Ciò che invece è definitivo è che se un'apparizione viene riconosciuta poi non può essere misconosciuta. D'accordo? Ci sono stati episodi, per esempio l'apparizione di Amsterdam dell'Olanda, dove a fronte di una prima, diciamo, non presa di posizione non positiva da parte dell'episcopato competente, sono state riconosciute dal vescovo, adesso non mi ricordo se nel 2002 o nel 2003, e quindi in età molto molto successiva alle ultime apparizioni. Quindi si tenga presente questo quadro. Io non ricordo adesso questo dettaglio e questo particolare, purtroppo non ce la faccio a stare dietro tutte quante queste cose. Quello che è certo è che, non essendo apparizioni riconosciute dalla Chiesa, non sono vincolanti. E se è vero che una delle veggenti ritrattò, a quanto ne so, a quanto ne seppi all'epoca, non mi risulta, insomma, questa cosa. Lei cosa ne pensa di queste apparizioni? Cosa ne penso io? È cosa che è del tutto irrilevante, perché io non mi posso esprimere, cioè, in quanto sacerdote, io mi esprimo attenendomi a quello che un sacerdote deve dire in queste circostanze, cioè trattandosi di apparizione non riconosciuta dalla Chiesa, ogni fedele, compreso io in quanto fedele, perché io oltre che sacerdote sono un fedele, posso comunque approfondire, conoscere, informarmi e dopodiché sulla base della mia coscienza, che rimane sottomessa ad eventuali pronunciamenti ulteriori della Chiesa, posso decidere se ritenerle affidabili o non affidabili. Teniamo presente che anche quando una rivelazione fosse riconosciuta, siamo sempre nell'ambito delle rivelazioni private, quindi una rivelazione privata, come sappiamo, come dire, non è produttiva di nuovo magistero né in maniera di fede o di morale, ma è sempre esplicativa, diciamo così, o approfonditiva di qualche cosa che già si sa. Oppure, se vogliamo usare questo termine, insomma, sto usando un po' di neologismi, accentuativa. Quindi, o approfondisce, specifica una verità di fede o di morale già conosciuta
e insegnata dal magistero pubblico fondato sulla pubblica relazione della Chiesa, oppure accentua qualche aspetto della rivelazione pubblica. Io faccio sempre l'esempio per far capire le rivelazioni di Gesù, assolutamente riconosciute, sul suo Sacratissimo Cuore, fatte alla, a Santa Margherita Maria la Coque. Cioè, lì Gesù ha voluto portare l'attenzione in quel certo periodo storico, e poi insomma con una dimensione che è evidentemente andata anche oltre insomma il periodo del 1670, insomma nella Chiesa, dove in quel periodo c'era il dilagare del giansenismo, quindi una visione molto molto severa, molto molto rigida di Dio e delle sue caratteristiche, che evidentemente il nostro Signore ha voluto immediatamente, insomma, temperare e stemperare attraverso la rivelazione del suo cuore, che accentua evidentemente il mistero dell'amore, della misericordia e anche il desiderio da parte di Gesù che all'amore si ricambi con l'amore, quindi che non ci si fossilizzi, diciamo, sull'immagine di un Dio severo, punitivo e che deve essere temuto, insomma, e quasi dobbiamo averne paura, insomma, no? Ecco, ma su altri registri. Evidentemente, poi questa cosa ha travalicato i confini del tempo e dello spazio di allora, per diventare poi patrimonio di tutta la Chiesa. Linda Trecca scrive: caro Don Leonardo, preparare del cibo in più e dar da mangiare ad animali randagi da considerarsi spreco di cibo. Dar da mangiare agli animali non è spreco di cibo, insomma, ecco. Il cibo non va mai sprecato, nel senso che e agli animali randagi si può dare anche quello che avanza dalla nostra tavola, anche se sarebbe meglio non fare avanzare nulla dalla nostra tavola, insomma, quindi assolutamente gli animali mangiano, e quindi se uno si fa provvidenza di un animale non è di per sé spreco di cibo. Bisogna sempre fare tutte quante le cose, come dicevano i romani, ecco, est modus in rebus, no? Quindi gli animali vanno ben trattati, ma evidentemente non vanno idolatrati, insomma, o insomma trattati meglio gli animali dei cristiani, insomma, no? Ecco, bene. Dragostino scrive: vorrei cancellarmi dai siti iperortodossi, ma anche da quelli troppo mondani. Nel far questo chiedo, non rischio di seguire le mie idee se non voglio anche quelle altrui. Dragostino di questa cosa deve parlarne con il suo padre spirituale, perché insomma queste sono cose del tutto libere. Io ritengo sempre che sia opportuno. C'è un salmo che dice che il principe fedele a Dio chiude gli occhi per non vedere il male e si tura gli orecchi per non udire fatti di sangue. Certamente un'apertura prudente, ragionevole anche nei confronti di orizzonti non perfettamente consoni al nostro modo di pensare, può essere fonte, diciamo, se ben utilizzata, di confronto critico, di arricchimento, eccetera, eccetera. Ma se un qualche cosa io vedo che mi turba o mi dà agitazione o mi toglie la pace, mi semina dubbi o cose di questo genere, di per sé, a quanto insegnano i maestri di spirito, sarebbe preferibile chiudere quel rubinetto e occuparsi di altro, insomma, quindi non c'è nessun obbligo, ecco, di andarsi a confrontare con ciò che ci toglie la pace, anzi, diciamo, c'è un consiglio di tenerlo alla larga. Adoro te fonte di vita, dice, però il Santo Padre ha parlato della Madonna accusando il termine meticcia. E ribadisco quanto detto prima, che non mi piacciono, ecco, queste accentuazioni polemiche sul Santo Padre. La Madonna di Guadalupe è apparsa come una meticcia, punto. Questo è indubbio. Ecco, la qualificazione di questo fatto è un qualche cosa di soggettivo, d'accordo? Ma la Madonna di Guadalupe si è fatta vedere in questo modo. Come e perché ha fatto questo è un altro discorso. È evidente che in tantissime altre apparizioni, come dire, a Lourdes la Madonna non si è fatta vedere come una meticcia, ma come una donna.
Però, a mio modestissimo avviso, spero il mio personale, nell'altro mondo c'è da ritenere che, specialmente quando ci si stia, come sta anche la Madonna, con il corpo perfettamente glorificato, quindi con una partecipazione dell'onnipotenza divina che consente di un pieno controllo anche su tutta la sfera materiale, cioè la Madonna. Questo credo che non ci stupisca, può assumere delle sembianze differenti da quelle che realmente aveva quando era sul pianeta Terra. Io dico, è attestato questo qui, basta leggere i libri degli esorcisti. Se il diavolo, questo lo sanno tutti quanti, può apparire a me con le sembianze di Gesù Cristo, o con le sembianze della Beata Vergine Maria, o con le sembianze di mia madre, se volesse ingannarmi, e con la voce di mia madre, e con la voce che sembra della Madonna di Gesù Cristo, può farlo il diavolo che è un puro spirito? Che cosa significa? Significa che il diavolo che è un puro spirito, per l'intelligenza che ha, e nonostante che non sia evidentemente uno spirito beato, può controllare una serie di cose. Non sappiamo come, io almeno non so come, non so se gli scienziati sanno come si possa fare, e facendo questi fenomeni. Figuriamoci della Beatissima Vergine Maria, la seconda a Dio soltanto, non ha una cosa di questo genere, d'accordo? Io personalmente ho sempre letto questa sua cosa, ripeto, il fatto è che la Madonna Guadalupe, che si è apparsa come una meticcia, non si discute, d'accordo? È così, d'accordo? Perché così l'ha vista il beato Juan Diego. Cosa questo significa e perché l'ha fatto? Questa è interpretazione personale. Io ritengo che sia stato un gesto straordinario di amore e di vicinanza solidale, l'ho anche scritto nel libretto Le apparizioni mariane che ho pubblicato sulle apparizioni riconosciute dalla Chiesa, perché Guadalupe è riconosciuta dalla Chiesa. È un gesto di amorevolezza, cioè verso un popolo. A quei tempi, insomma, le apparizioni di Guadalupe non sono molto lontane dall'epoca dei conquistadores, quindi un rapporto anche del mondo occidentale abbastanza non proprio sempre idilliaco con le popolazioni indigene, e forse anche la trasmissione di un'idea di Dio proprio non troppo bella, diciamocelo pure. Ecco, quindi che la Madonna voglia dire: guarda che Dio è infinita tenerezza, guarda che Dio ti sta vicino, guarda che Dio non ti giudica dal colore della pelle, apparendo in questo modo, potrebbe essere assolutamente verosimile. Però ripeto, queste sono letture, questa è la mia lettura personale, capito? D'accordo? Che come tale rimane, d'accordo? Quindi ecco, bene. Non capisco perché si continua a criticare Papa Francesco qui a Parigi a 83:10. Io ascolto sempre il suo catechesi del mercoledì, non ho sentito mai niente di tutto ciò. Sentito o non sentito, io ovviamente concordo con Patrizia 83:10, ma ecco, non è mai, diciamo così, cosa buona o opportuna indulgere in critiche o in polemiche, ecco, specialmente verso il Santo Padre. Chi mi conosce, sappi, io non parlo male del prossimo, d'accordo? Lo dico, se qualcuno poi mi dovesse sorprendere: guarda, hai mentito, hai parlato male di Tizio, Caio e Sempronio. Io del prossimo non parlo male, neanche di chi fa il male, d'accordo? Io non ne parlo male, d'accordo? Figuriamoci se vado a parlare male, ecco, non lo faccio. Non mi piace e ritengo che Gesù e la Madonna non siano contenti di questo modo di procedere. Chiusa parentesi. Ci manca 1 minuto e 35, quindi stavolta Instagram avvisa un po' prima. Vediamo un'altra domanda, dovremmo farcela. Vania Baldan scrive: buonasera, desidero sapere qual è il significato dell'incensazione del defunto e perché alcune volte non viene effettuata. Allora, l'incensazione del defunto non può venire non effettuata perché è prevista dal rituale, quindi, e non credo, anche se non sono liturgista, almeno io non ho mai pensato che sia un gesto facoltativo. Il gesto è un gesto altamente significativo perché il corpo del defunto è il corpo che ha, soprattutto che è stato battezzato. Anzitutto è un corpo che attende la risurrezione ed è un corpo che ha contenuto un'anima che si è separata da quel porco, ma da quel corpo, ho avuto un lapsus, e da quel corpo, ma era l'anima di una persona battezzata. Quindi,
E quindi la tradizione cristiana ha sempre avuto un rispetto quasi sacrale nei confronti del corpo, e il seppellire i morti è da sempre, fin dall'Antico Testamento, la pratica di Tobia, un'opera di misericordia spirituale. Ok, dobbiamo dare la benedizione, se non c'è ancora qualche altra domanda, ma non ce la facciamo. Chi ha domande pregresse, un mio piccolo consiglio, se le segni, lunedì prossimo al 23 ci dovremmo vedere, le segni ed eventualmente poi le darà alla prossima puntata. La mia benedizione a tutti, Ave Maria.